Buongiorno a tutti quanti e benvenuti al quarto capitolo della storia d'amore tra Ruth e Boaz. Siamo sul quarto messaggio di una storia molto bella che inizia, come abbiamo detto le altre volte, inizia male. Inizia con la fuga di Elimelech per fuggire la fame nella città, nello stato di Moab, e con il fallimento della vita di Elimelech e della sua famiglia, perché rimangono lontani dal Signore, avendo abbandonato la terra promessa, la terra di Betlem. I figli sposano delle Moabite, per cui delle persone non credenti. Elimelech muore, Malon e Chilion, i figli, muoiono. La fine arriva e Naomi decide di ritornare in patria a Betlem. Ruth la segue e tramite la fede di Ruth cominciano ad accadere delle cose molto, molto belle. E arriviamo al capitolo 3. Ora, capitemi bene, predicare il capitolo 3 del libro di Ruth non è semplice, perché è un libro, è un capitolo abbastanza crudo, dove si parla esplicitamente di sesso e di sesso fuori del matrimonio. Non è quello che normalmente va a predicare, mi piace proprio di predicare la domenica mattina in chiesa. Però chiaramente la Bibbia è un libro onesto che ci mostra quello che c'è nel mondo, no? Quello che non c'è, per cui fa parte della nostra natura di esseri umani. Allora, per parlarvi di questo capitolo, voglio fare un pochino la storia, perlomeno per quanto riguarda le abitudini italiane, di come si diventava una coppia dal 1888, che era l'anno in cui è nata mia nonna Ida, più o meno fino ai passi nostri. Lo faremo molto velocemente. Nel 1800, all'epoca di mia nonna, i rapporti venivano stabiliti all'interno tra famiglie. Le famiglie si conoscevano, le famiglie avevano dei figli che cominciavano a frequentarsi all'interno delle famiglie, ci si piaceva, i rapporti erano non più di una stretta di mano, un bacio furtivo quando papà e mamma non vedevano. A un certo punto, quando scoccava la scintilla dell'amore, l'uomo andava a casa del padre della futura sposa, chiedeva la mano, e da quel momento in poi cominciava il fidanzamento ufficiale in ambito controllato dentro la casa, fino ad arrivare al matrimonio in chiesa. Poi negli anni 20 e 30, 1920-1930, comincia ad esserci un pochino più di libertà, le persone cominciano ad andare a ballare, ad uscire per le piazze, ci si incontra durante i balli e ci si incontra nelle piazze, cominciano ad incontrarsi uomini e donne insieme, ragazzi e ragazze, fino all'imbrunire, perché all'imbrunire tutti a casa. Lì si incontrano, si piacciono, anche in questo caso quando c'è scocca la scintilla, l'uomo va a casa del padre della sposa, chiede la mano e in ambito sempre controllato possono uscire insieme, ma escono normalmente o con un fratello o sorella minore o con il padre e la madre, per cui sono controllati e comunque si sposano in chiesa. Anni, poi ci sono gli anni 40 e 50, c'è la guerra, la ricostruzione, arriviamo al boom industriale. Il boom industriale che cosa porta? La macchina, la mobilità. I ragazzi cominciano ad uscire, si fanno prestare la macchina da papà e da mamma, perché la macchina è costosa, e vanno in giro con la macchina, e la macchina viene utilizzata non soltanto per leggere il giornale. Capite bene a me? Poi arriva il 68, la contestazione giovanile,
la rivoluzione sessuale e comincia l'uso dei contraccettivi e la verginità, che fino agli anni precedenti era vista come un valore, comincia ad essere vista come un terrore, e le persone, i giovani, se ne disfanno il prima possibile, come fosse una cosa ingombrante, e fino a che si sposano, ma sempre in chiesa. Arriva, siamo agli anni 80, arriva il femminismo, le donne scoprono di essere oggettificate, e al grido di "la pancia è mia e ci faccio quello che mi pare" comincia anche l'aborto come metodo successivo alla contraccezione, e molte coppie cominciano a decidere che forse non è il caso di fare il matrimonio in chiesa, lasciamo perdere, lo facciamo civile al comune. Arriviamo agli anni 90 e qui cominciamo ad avere la convivenza, le persone vivono assieme prima del matrimonio, ma comunque ci si sposa abbastanza in chiesa, continua a sposarsi in chiesa, ma la quantità comincia a calare, e siamo arrivati agli anni nostri, agli anni 2000, dove nascono forme alternative al matrimonio, ci sono le cosiddette unioni civili, la definizione di coppia come la pensavamo diventa differente, la coppia normalmente era un uomo e una donna, adesso la coppia può essere un uomo, un altro uomo, una donna e un'altra donna, e si comincia a discutere sulla realtà di che cosa significa famiglia. Abbiamo cominciato a parlare delle coppie, delle famiglie dove ci stanno più di uno, quello che si chiama poliamoria, dove le famiglie possono essere composte da due uomini e una donna, due donne e un uomo, tre uomini, tre donne, insomma tutte le varie varianti che volete. Vorrei farvi vedere un grafico, vi dà il primo grafico. Questi sono grafici dell'Istat. Allora, questo è il numero di matrimoni dal 1948 al 2015. I matrimoni 48 fino al 2015. È il rapporto tra i matrimoni civili e i matrimoni religiosi. Vedete che nel 48 i matrimoni erano circa 400.000 civili e nessuno religiosi e nessuno civile. Piano piano, guardate la curva, arriviamo a 2015, dove più o meno le due linee si toccano e sono quasi vicine, da diventare quale tanti matrimoni civili quanti matrimoni. Però guardate un attimo, guardate qua quanto abbiamo perso, vedete la stessa? Significa non che le persone hanno smesso di essere coppie, perché altrimenti non nasce più nessuno, ma semplicemente hanno smesso di sposarsi, sia civilmente che religiosamente. E la prossima slide è un altro grafico, guardate soprattutto la riga dei primi matrimoni, ok? Nel 1991 i primi matrimoni, le persone che si sposavano per prima, 290.000. Nel 2011 siamo scesi a 170.000 di matrimoni. L'Istat dice che se continua di questo passo, se la tendenza rimane la stessa, entro il 2031 nessuno si sposerà più in chiesa. Ed entro il 2080 nessuno si sposerà più. Se le tendenze sono mantenute come queste qua, le persone nel 2080 staranno insieme senza nessun tipo di vita. Tu mi provasti a chiedere, Marco, vabbè, ma che c'entra col capitolo 30 di Ruth? Perché il capitolo 3 di Ruth ci mostra i modi giusti e i modi sbagliati di iniziare una relazione d'amore. Modi giusti e modi sbagliati, unioni giuste e unioni sbagliate. Sapete, quello che accade nel capitolo 3 di Ruth è molto simile, la situazione era molto simile
a quella che accade adesso. Salomone lo dice bene in Ecclesiaste. Ecclesiaste 1:9 dice così: ciò che è stato è quel che sarà, e ciò che è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esiste già da secoli. C'è forse qualcosa di nuovo che si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esiste, quella cosa esisteva già nei secoli che hanno preceduto. Salomone lo dice bene. Guardate che qui le cose sono sempre le stesse. Gira e rigira, siamo sempre allo stesso punto. Quello che adesso ci pare tanto moderno, questa libertà, queste copie aperte, già c'era all'epoca di Ruth e di Boaz. Ciclicamente la società ci ripropone qualche cosa che sembra un uomo, ma che in realtà è sempre natura umana. Dio ha stabilito che la famiglia sia un rapporto tra due persone di sesso differente, sotto la benedizione di Dio. Mi dà la prossima stare. Genesi 1:28. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Dio li creò maschio e femmina, quindi c'è un incontro, possiamo dire c'è un fidanzamento, no? Dio li benedisse, che è quello che succede con il matrimonio. Dio benedice due persone che si riuniscono, che si vogliono unire sotto il suo nome, per cui l'incontro, il fidanzamento, benedizione, il matrimonio. E Dio disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi. La consumazione, il sesso. Lo vedete la strategia di Dio? Dio li fa incontrare, fidanzamento. Dio li benedice, la sposa, il matrimonio. Dio li fa riprodurre il sesso. E questo è quello che è il piano del Signore. Non accadeva così all'epoca di Ruth e di Boaz. La Bibbia è un libro onesto e non ci mette davanti a super uomini e super donne, ma ci mette davanti uomini e donne con i loro pregi e i loro difetti. Ci fa vedere non ci fa vedere soltanto il buono delle persone, ma ci fa vedere anche il brutto e il cattivo delle persone, perché sono persone umane. Ho detto come all'inizio di questa serie di predicazioni che il libro di Ruth è un libro fatto di uomini e donne vere, che agiscono come uomini e donne vere in un mondo che è vero. Leggiamo capitolo 3 dal 1 al 5. Dai, questo qua. Dice così: Naomi, tua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei strada, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aria. Lavati dunque, fumati, indossa il tuo mascherto e scendi nell'aria. Ma non farti riconoscere da lui prima che gli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove gli dorme. Poi va, alzati la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì. E lui ti dirà quello che tu debba fare. Lui ti rispose: farò tutto quello che dici. Allora, è difficile predicare questo, eh? È difficile. Perché avevamo lasciato Ruth, vi ricordate alla fine della scorsa predicazione, Ruth che dava un'informazione, un consiglio saggio. Naomi credente dava un consiglio a Ruth: non ti muovere da dove sei. Diceva: è bene figlia mia che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere nell'altro campo. E invece qui troviamo sempre la Naomi credente che dà il suggerimento: coricati e lui ti dirà quello che tu debba fare. La vogliamo mettere in termini un pochino più moderni? Ci proviamo, senza esagerare. Allora, sono trascorsi circa 2 mesi dalla fine dall'inizio del quando aveva incontrato Ruth, aveva incontrato Boaz, perché tra la crepiatura del bronzo e la crepiatura del grano, l'orzo si matura prima, il grano si matura dopo, ci sono circa 2 mesi e è finita la crepiatura.
a questo momento in due mesi non è accaduto assolutamente nulla, zero, cosa. Si sono incontrati e basta. Ora, alla fine della trebbiatura era usanza, ma era usanza anche qua nella nostra cultura italiana, di fare un festeggiamento. Si festeggiava, si mangiava, si beveva soprattutto, si divideva il grano e l'orzo, perché in pratica gli operai venivano pagati il grano e con l'orzo raccolto, e poi ci si dava l'arrivederci e ci si vedeva l'anno prossimo. Naomi percepisce che adesso non mai più. Se perdiamo l'occasione, tu rivedrai Boaz probabilmente l'anno prossimo. Per cui se deve accadere qualche cosa tra voi due, deve accadere adesso. Quando? Quella. Il suggerimento che dà Naomi a Ruth è questo. Senti, fatti una bella doccia, profumati, metti l'abito più sexy, scosciato, bello, truccati tutta, metti i gioielli. E quando lui ha bevuto abbastanza, perché ricordo che era una festa, si beveva, e lui va a letto, alzagli le coperte, mettiti sotto le coperte e digli: cosa vuoi che faccia? Scusate, è un suggerimento da dare, una credenza. Il piano di Dio era uno, invece. Il piano di Dio era un uomo solo e una donna sola, uniti per sempre. Lo dice Gesù. Gesù, in un pezzetto che non sta nei vostri, negli appunti, nemmeno sul video, dice così, Matteo 19:6, quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non separa. Questo è il piano di Dio. Deve essere unito da ora, questo è il piano di Dio. Siccome della donna era possibile stabilire la virginità, e è possibile ancora, ma non era possibile stabilire la virginità di un uomo, se un uomo aveva avuto rapporti prima del matrimonio, gli uomini all'epoca hanno cominciato ad approfittarsene. Ora, che cosa facevano? Quando non gli stava più bene la moglie, dicevano: guarda che questa donna non è la vergine al matrimonio, per cui non essendo vergine al matrimonio aveva commesso peccato, e molte volte la donna veniva lapidata. Allora Dio, che aveva capito come gli uomini non hanno girato il suo comandamento, aveva stabilito in Deuteronomio 22 ai versetti 13 e 21 una legge. Allora c'era una prova, ci doveva essere una prova che la donna era vergine al matrimonio, e la prova sarebbe stata, scusate la crudezza dell'illustrazione, il telo bagnato di sangue che dimostrava che c'era stato il primo rapporto sessuale con la rottura del semene e la perdita di sangue. E questo telo veniva, ve l'ho detto che era abbastanza crudo come capitolo, questo telo veniva conservato dalla famiglia della donna, perché se poi l'uomo diceva: ah, guarda che tua figlia non era vergine, prendevano il telo, andavano dagli anziani e dicevano: questo è il telo di mia figlia, il marito sta dicendo una bugia, e il marito veniva punito. Questo era il piano, per cui era una cosa che Dio aveva dovuto introdurre, perché l'uomo faceva il girettino, voleva cambiare la moglie. All'epoca di Ruth e Boaz la cosa è andata ben oltre, molto oltre. Le popolazioni, come per esempio i Moabiti, usavano il sesso come forma sacra, c'erano le orge sacre. Ma anche il popolo di Dio non era meno, c'era all'epoca di Ruth e Boaz c'era l'omosessualità, c'era la poligamia, c'era il sesso fuori dal matrimonio e tutte queste cose. Sono familiare. Quello che abbiamo descritto di anni 2000 era la situazione che c'era all'epoca di Ruth e di Boaz. Ciclicamente la storia vi propone sempre lo stesso scenario, uno scenario più o meno interessante. Si parte da poche regole chiare, un uomo e una donna sono la religione di Dio, sesso lo può, e poi l'uomo inserisce modifiche
politica storce, storce fino a che la situazione iniziale molto semplice diventa radicalmente differente e molto complicata, l'esatto opposto di quello che ha proposto Stisa. Naomi era credente, ma viveva in quella cucina. Per cui l'idea di dire a Ruth: guarda, vai e fai sesso con il capo, mi sembrava male. Perché? Perché alla fine era vissuto in quella cultura che aveva stabilito una forma mentale in lei che rendeva accettevole e accettabile il fatto di avere sesso fuori dal maestro. Mi suona familiare. La stessa cosa che noi siamo arrivati al punto di accettare il sesso fuori del matrimonio come una cosa che, beh, tanto lo fanno tutti quanti e poi che male c'è. Naomi è l'espressione della società, era andata lontano da un paese, dal suo paese, aveva fatto sposare i figli a due moabite, che erano persone che non avevano nome di Dio, e la neocredente purtroppo diceva: io farò tutto quello che dici. Perché? Perché non si fidava di Naomi, che era la credente matura. Allora, due lezioni per noi. Se tu sei neocredente, se tu sei accettato Gesù da Dio, non credere sempre che i credenti maturi, i maturi diano buoni consigli. Talvolta arrivano, talvolta no. Anche se sei un neocredente, ma senti che un suggerimento ti suona un po' strano, non l'hai mai letto nella Bibbia, non c'è, o addirittura c'è qualche cosa di differente, magari se non sei proprio esperto ancora nella Bibbia, vai da un altro credente e dici: guarda, anche senza fare nome, mi è stato consigliato questo secondo te, almeno hai una seconda opinione, o anche una terza se ne accade. C'è un suggerimento anche per noi che siamo maturi: stiamo attenti a come parliamo nei credenti. Perché i neocredenti guardano di noi. Se non siamo proprio convinti di dare un suggerimento che proviene dalla parola di Dio, non lo diamo, non lo diamo. Perché alla fine non stiamo dando una illuminazione, ma stiamo dando una trappola. Se stiamo dando un suggerimento che è fuori dal potere di Dio. Per fortuna Ruth ha davanti un credente maturo, Boaz. Che non è che parla soltanto del Signore, perché vi ricordate che la sua maniera di salutare i lavoranti era di dire: il Signore sia con voi. Ma non è che parlava soltanto, ma applicava la parola di Dio alla sua vita. Mirate la prossima slide, versetti da 6 a 11 e poi successivi. Questo è quello che succede. Allora, scese nell'aia, Ruth scese nell'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e fece con il cuore allegro e se ne andò a dormire. Con cuore allegro significa che era abbastanza riccio, tra parentesi. Se ne andò a dormire all'estremità del mucchio dei covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte di piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò, si soprassalto, si voltò ed ecco la donna era coricata sui piedi. Chi sei? Le chiese. Lei rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Ed egli a lei: sii benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà di adesso supera quella di prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani poveri o ricchi. Non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici. La prossima. Perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. Vero che il tuo diritto, vero che ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che ti è parente più prossimo di me. Passa qui la notte e domani mattina, se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccia per te. Ma se non ti piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio, come è vero che il Signore vive. Sta coricata fino al mattino. Lei rimase coricata ai suoi piedi fino al mattino, poi si alzò prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino.
Perché Boaz diceva: nessuno sappia che questa donna è venuta dell'aria. Poi aggiunse: porta qua il tuo mantello che hai indosso e reggi. Lei lo resse e gli misurò dentro 6 misure d'orzo e glielo mise sulle spalle, poi se ne andò a cena. Abbiamo 2 personaggi che questa volta sono a dubbio, soli, di notte. Boaz è un bel po' più grande di lui. È un po' grande. Boaz è il capo. Boaz era uno che aveva il diritto di riscatto su Boaz aveva anche bevuto un bel po', c'era ancora lei. Ruth è bella, Ruth è giovane, Ruth è profumata e vestita benissimo. Ruth era moabita e si sapeva che le moabite, erano molto molto avanti e disinibite. Ruth soprattutto era disponibile. Immaginate adesso che questa sia la scena di una sitcom o di una di quelle cose che si vedono in televisione. Quale sarebbe la scena che vedreste dopo? Vi posso dire che sicuramente sarebbe una di quelle scene in cui mia moglie mi dice: Marco, gira che ti fa male. Perché? Perché è inevitabile. È lì, disponibile, davanti a un uomo che è leggermente alziccio. Invece no. Boaz è un uomo di Dio e si comporta come Dio gli ha insegnato. Come Dio gli ha insegnato di deve comportarsi, come si deve comportare, e vuole che le cose avvengano, sì, perché anche lui lo vuole, ma secondo l'ordine di Dio, l'ordine che ha stabilito Dio. Come ha fatto Boaz a resistere a una cosa così grande? Questo vale anche per noi uomini, alle tentazioni che ci provengono dal mondo esterno, perché purtroppo noi veniamo tentati, e gli uomini sono più tentati, perché la nostra percezione oculare è molto più reattiva e produce più chimica all'interno di noi. Sappiate che i nostri occhi funzionano per attivare i nostri ormoni, a noi uomini soprattutto, per cui attenzione a quello che vediamo. Ma come fa? Si do indietro con la slide precedente. La prima cosa che fa egli disse a lei: sii benedetta dal Signore. Non è l'inizio di normalmente quando uno deve andare a rimediare una ragazza e dice: sii benedetta dal Signore. Boaz che fa? Davanti a una tentazione così grande, mentre esprime il Signore, lo mette lì davanti. Questo che cosa significa? Che Ruth e Boaz sanno perfettamente che il Signore li sta a guardare, che non sono soli, che il Signore sorveglia quella situazione. Sì, benedetto dal Signore, ha messo in chiaro che il Signore è lì, presente. La seconda che fa? Cosa che fa? Sì, benedetta dal Signore, figlia mia. Poi più avanti. Non temere dunque, figlia mia. La chiama figlia, mette un bel po' di distanza tra lei e lui. Ti tratto come una figlia, come vorrei che mia figlia fosse trattata, io un altro a te, mia figlia. Questo mette già molta distanza. La terza cosa che fa, afferma ciò che è giusto davanti a Dio. Afferma ciò che è giusto, mi vai avanti a Dio. Vero, io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che ti apparenta si prossimo a me. Io farò valere il mio diritto quanto è detto il Signore, ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio diritto. Che cosa dice? C'è un ordine rispetto alla situazione. Ruth gli dice: stendi il tuo mantello e prendi quello che è già tuo. Boaz gli dice: no, quello che io voglio
che ti voglio, ma lo voglio se e quando sarà interamente mio. Non lo voglio stanotte, ma lo voglio per sempre quando sarò sicuro di averlo. Boaz viveva in una società dove tutti facevano comodo a di loro, dove tutti quanti facevano comodo, senza occuparsi delle leggi di Dio. Lui invece vuole fare le cose secondo le vie di Dio. Salomone al Proverbi, in Proverbi 19:21 dice: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano di Dio è quello che sussiste. Non penso che sia in Salomone, penso che questo è di... è in Proverbi. Dice, il Proverbi ci dice che ci sono le cose che l'uomo desidera, ma ci sono i piani di Dio che sono quelli che sono i migliori. Per cui vuole che le cose vengano fatte in ordine. Io vado, chiedo all'altro se vuole riscattarti, se non lo faccio io. Ma non stasera, non stanotte, non qui nell'aia, e non perché tu sei bella vestita, ma perché io voglio amarti davanti al Signore. La quarta cosa che fa, protegge l'onore di Ruth. Gli dice: stai coricata fino al mattino. Nessuno sappia che questa donna è venuta nell'aia. Vedete, la maldicenza spesso distrugge più dell'atto reale. Perché? Cosa è successo per una sposa? Niente. Ma vi immaginate se avessero visto Ruth che usciva da sotto le coperte di Boaz? Ecco il capo che se la fa con la Moabita. Hai capito? Si prende la giovincella, si prende quella bella. Ah sì. Invece Boaz vuole che sia protesta la reputazione. Nessuno dice. Sa che Ruth è una persona debole, perché tra i due avrebbe vinto Boaz, perché tanto Boaz sarebbe passato per un amateur, per un playboy, quelle gagliate, visto si è portato a letto quella bella. Invece Ruth sarebbe stata quella che è andata a letto con Boaz. E la quinta cosa che fa, si dimostra ancora una volta generoso, il cuore generoso, pronto a dare. Aveva già dato tanto, ma che cosa fa? Apre fa mettere il velo a Ruth e lo mette, ci mette 6 misure d'orzola. Ruth ce l'ha dei bei muscoli, perché sapete quanti sono 6 misure d'orzola? Sono 80 kg, sono 50 kg, mica male. Gli mette sulle spalle, oltre che essere bella e giovane, insomma, c'è ancora una bella muscolatura, sta figlia. Boaz non solo era un bravo datore di lavoro, non solo aiutava i poveri dando parte del suo raccolto, molto di più del suo raccolto, perché vi ricordate, gli aveva detto: strappate le spighe, buttatele per terra, fatele andare a spigolare dentro i mannelli e non ridatele. Invece onora una donna, gli dà, invece di cercare l'avventura facile con una donna che gli dà. Dio era davvero al centro della vita di Boaz. Dio lo cambiava benedicendo la vita di Boaz, e poi vedremo nel prossimo capitolo che tramite questa fedeltà di Boaz alla parola del Signore, la benedizione si estende su Ruth e su Naomi e sulle generazioni successive, fino ad arrivare a Gesù, perché Boaz e Ruth sono nella genealogia di Gesù. Sapete, guardando i grafici, soprattutto voi giovani che dovete ancora sposarvi, sapendo la tendenza al mondo della promiscuità, potreste pensare: belle parole, ma sì, capisco bene, ma io qua vivo, io a Montecascone, Corchiano, Viterbo, Vitorchiano, io vivo qua con la cultura questa, e io la moglie e il marito o il marito li devo trovare qua, in questa cultura. Ora no, ma grafici da mostrarvi, perché non li ho trovati, altrimenti te l'avrei fatto vedere.
ma statisticamente su 100 matrimoni, su 100 matrimoni, su 100 matrimoni tra due credenti, 8 sono quelli che falliscono. Su 100 matrimoni, su 100 matrimoni tra non credenti, 20 sono quelli che falliscono. Una bella differenza, eh? 8%, 20%. Questo non significa che se tutti sposi con un credente saranno tutte quante così fuori. Purtroppo ci sono storie di separazioni e di divorzi anche tra i credenti. Noi non siamo qua per giudicare, noi non giudichiamo, non giudicheremo mai le persone che hanno divorziato. Tra l'altro ci sono dei vari motivi anche pubblici per divorziare e ci sono nella parola. Ma quello che ti dico è che se tu hai nella tua vita il Signore, la colla che ti tiene insieme al tuo lui, alla tua lei, sarà quasi come si dice unbreakable, che non si rompe. Sto pensando in inglese, guarda, abbiate pazienza con quella che parla in inglese, questa che fa i gesti e dice che si disegni, scusa, la colla che ti tiene insieme non sarà possibile romperla, perché c'è il Signore che ti tiene insieme. Questo non significa che tu non dovrai lavorare, questo non significa che tu non dovrai essere costantemente presente e attento, questo non significa che dovrai supportare il tuo matrimonio, ma la colla che ti tiene insieme è Gesù. 8 su 100, 20 su 100, pensaci quando scegli il tuo padre, è compiere. Sposarsi con un credente o non credente non assicura il successo. Sposarti con un non credente o non credente non ti assicura il successo del tuo matrimonio. Ma sposarti con un non credente o con una non credente ti espone grandemente al fallimento. Quello che dunque Dio ha unito, l'uomo non si prende. Ma devi rispettare il tempo di Dio. Incontro, fidanzamento, benedizione, matrimonio. Andate e popolate la terra, sesso. Questa è la strada che vuole il Signore. Ruth tornerà a casa con 100, con quasi 80 kg di orzo. Ma soprattutto Naomi, sarà Naomi a fargli comprendere di aver incontrato veramente un uomo di Dio, qualcuno che realmente sta lì perché il Signore lo sta benedicendo, perché lo sta seguendo, e la sua vita estenderà benedizioni alle vite che ci stanno intorno. Mi dai l'ultimo versetto, i versi finali del capitolo 3. Ruth tornò a casa, la sua suocera le disse: sei tu figlia mia? E lei raccontò tutto ciò che quest'uomo aveva fatto per lei e aggiunse: mi ha dato anche queste 6 misure d'orzo, perché mi ha detto: non devi tornare dalla tua suocera mai in vita. E Naomi disse: rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare finirà, perché quest'uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato l'affare. Questa è forza. Quello che si aggrappa alla legge di Dio, quello che rispetta la legge di Dio, il vero amore, quello vero, sa attendere i tempi stabiliti da Dio, perché sono quelli giusti davanti a Dio, perché sono quelli con cui siamo stati creati, perché sono quelli con cui riceveremo la benedizione. Sono quelli i tempi che Dio ama, sono quelli i tempi che Dio vuole. Fermiamoci a pregare. Signore, ti voglio ringraziare della tua parola, della ricchezza della tua parola, che ci mostra persone vere, che non sono super uomini e super donne, con i loro pregi ma anche con i loro difetti. Signore, ti ringrazio che tu hai scelto la tempistica giusta per il rapporto tra l'uomo e la donna, che tu vuoi far incontrare, li vuoi far conoscere, li vuoi benedire, e quindi vuoi che abbiano sesso assieme. Se tu che mi hai ascoltato, che mi hai ascoltata, sei stata colpita da qualche cosa che hai sentito oggi, prega queste cose assieme a me. Signore, io ti ringrazio della tua parola.
ti prometto che starò attento, starò attenta a rispettare i tuoi tempi. Se tu sei un uomo che sei sotto tensione o sotto spinta, pulsioni in questo momento, o lo sei stato, o temi di esserlo nel futuro, davanti alla tentazione di qualcuno, di qualche cosa che ti spinge ad avere un rapporto che non è buono, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio mettere davanti a te quando e se ci sono queste tentazioni del mio cuore. Io voglio mettere distanza tra queste tentazioni e me. E voglio affermare che quello che tu mi dici per me è giusto. E che io farò soltanto quello che tu mi dici, seguirò la tua vista, la tua via. Se tu sei donna e in questo momento stai in una situazione difficile, magari stai aspettando ancora il tuo amore, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, mettimi davanti una persona come Boaz. Ti prego, fammi trovare una persona che protegge il mio amore e si dimostra generoso verso di me. Io voglio seguire le tue vie, voglio seguire i tuoi tempi. Io voglio trovare, e voglio che tu mi mostri un uomo con queste caratteristiche, che ha un cuore generoso e protettivo come quello di Boaz. Ti prego, io ho fiducia che tu mi metterai davanti una persona di questo genere. Te lo prego nel tuo santo nome, Signore.